Avete messo in vendita online un oggetto, che ne so, una macchina fotografica, una PlayStation, una scarpa destra, sui siti come Subito, oppure nei mercatini quelli su Facebook come Acattebin, Venne Acatte, Acatte Manci, Vinne Fai, Fai e Dish e altri 346 gruppi di cui inspiegabilmente ne faccio parte e vi state poi tanto uscire da passeare? E siete stati contattati da un aspirante acquirente con un italiano mediocre, scarso, insomma, su un parroco capisci meglio. Statevi fermi se tratta di una truffa. A meno che non vi sta scrivendo uno che come titolo di studio ha il libretto di istruzione Ruto Isapane, è un cittadino italiano, solo che a scuola non ne voleva, come diceva mio nonno, manco un obbrobrio. Quello è un altro paio di maniche. Ma torniamo a questa truffa nigeriana o ivoriana. È un tentativo di ottenere dei soldi tramite un bonifico bancario e le fasi sono quattro. Nella prima fase, il potenziale acquirente, che daremo un nome di fantasia tipo Giovanni Gattino, starà lì a cercare un potenziale venditore che può fregare. Ho detto venditore perché appunto dell'oggetto che sta vendendo ai dungini sta fottendo completamente niente. Nella seconda fase Giovanni Gattino vi chiederà delle informazioni sull'oggetto in questione, ma senza citarne il nome. Vi faccio capire meglio. Se voi state vendendo un forno, lui non vi chiederà mai delle foto del forno, ma delle foto. A questi due rimane vago, perché sono dei messaggi copia e incolla. Ma soprattutto se può pagare tramite bonifico bancario. E indovinate da dove? Dalla Costa d'Avorio. Cavaliere. E aggiungerà che purtroppo per confermare questa transazione è necessario pagare una tassa nazionale. E a questo punto lui mette in scena questa truffa, ma rende la più evidente il metodo di pagamento, ovvero un trasferimento di denaro tramite MoneyGram o Western Union. E tutto questo fa parte della fase 3. Ma è nella fase 4 dove dovete essere più accura, perché Giovannino il Grattino vi dice che c'è una tassa che blocca il bonifico e che non hai soldi, meschino, per sbloccarla. E chiederà a voi soldi per sbloccarla, tanto poi vi rimborserà. C'è il Donna Vivicio che sbloccherà la tassa e poi vi rimborserà. Ma per rendere la cosa più credibile, vi manderà dei documenti in formato PDF via email di un fantomatico funzionario della Costa d'Avorio che vi confermerà che è necessario pagare questa tassa. Insomma, è una minchiata. Bloccatevi appena vi dice che viene dalla Costa d'Avorio, dalla Nigeria, dal Timbuktu. Il miglior metodo di vendita e acquisto è che vi vedete in un bel bar affollato. Voi date l'oggetto, i dove non è piccolo e venite a casa. La potete fare anche la vendita online, anche tramite il bonifico bancario. Ma assicuratevi che non sia un truffatore. E appena il vostro istinto vi dice uscita le lassapiedri, trovatevene un altro. Ma se vi contattano questi acquirenti con queste email con uno pseudo italiano, dovete rispondere in un modo solo: cu ci ma bacacama amin.